Sei pronta? Sì. Sei carica? Eccola, eccola, pronta per le prove. Vai, vai che la maestra ti chiama. Dove sei andata? Come si fa? Vai, vai. Dove vai? Ciao a tutti ragazzi. Benvenuti in un nuovo video sul canale di Cavalleri Family. Il video di oggi è imperdibile perché vi porteremo con noi in una giornata ricca di emozioni. Ma perché sto parlando così piano? Non voglio disturbare Aurora, è di là in cameretta. Non so che cosa stia facendo, forse sta ripassando qualcosa. Guardatela, è impegnata. Guardatela, guardatela, è lì. Sul suo tavolo, dove fai i compiti di solito? Ma oggi è sabato, non lo so. Sta già facendo i compiti, secondo voi? Oppure sta facendo un disegno? O non lo so, magari si sta scrivendo con qualcuno, sta scrivendo una lettera d'amore a qualcuno. Non lo so, scrivete giù nei commenti cosa sta facendo Aurora in questo momento, tutta impegnata e ricurva sulla propria scrivania. Non lo so, non riesco a capirlo. Ma cosa importantissima, oggi verrete con noi in una giornata veramente, veramente importante. Non solo per noi genitori e per noi Cavalleri Family, ma soprattutto per Aurora. Sì, perché questo video è dedicato tutto a lei, perché ragazzi oggi Aurora farà il suo primo spettacolo a teatro. Sì ragazzi, Aurora è un'attrice, è proprio così. Quest'anno ha fatto un corso di recitazione, è vero, voi la vedete sempre su YouTube che recita, sì è vero, è brava, io già lo so, però con il corso che ha fatto quest'anno voi vedrete tra poco un'esibizione a teatro veramente unica. E se anche voi siete curiosi di vedere Aurora che recita su un palco di un teatro, iscrivetevi immediatamente al canale Cavalleri Family e cliccate sulla campanella, perché tra non molto uscirà la nostra nuova canzone e non potete perdervela. Avete capito? È una canzone super estiva. Ma perdiamo tempo, perché tra poco Aurora dovrà essere a teatro, devono fare le prove e noi dobbiamo accompagnarla. Auri, permesso? Sì? Ti posso disturbare un attimo per piacere? Mm-hmm. Che cosa stai facendo, scusami? Stiamo facendo questi qua. Ah, ma stai facendo il codice della strada, scusami, Non mi dire che stai prendendo la patente, scusami, ma sembri un pochettino piccolina, Auri. No, non sto prendendo la patente, no. E che cos'è questa roba che stai facendo? È un quiz. Cosa, guardate. Ok, è un libricino che ti hanno dato a scuola, vero? Sì. Vabbè, Auri, ascolta, metti giù la penna per piacere, ti vedo troppo, troppo rilassata. Quella agitata sono io, dovresti essere tu, tra poco sarai a teatro e sei così tranquilla? Sì, mamma. Ma come? Tra poco sarai su un palco davanti a un sacco di persone che ti guarderanno e tu sei così tranquilla? Davvero? Beh, insomma, un po' agitata sì. Ah, ecco, meno male, sei un po' emozionata. Ma, tra l'altro, scusami, Auri, hai preparato tutto? Io qua non vedo neanche il copione, non vedo niente. Dov'è? Lilli. Questo è il copione di una vera attrice, eh? Sì. Come si chiama il ruolo che dovrai interpretare oggi e la storia di oggi? Le storie di vita. Storie di vita, ok. Quindi già mi fa capire che questo sarà probabilmente il racconto di qualche personaggio che però ancora non sappiamo. Dove è ambientato questo racconto? Nel collegio. Ah, ok. Quindi siete tutte delle collegiali, delle allieve in un collegio. E fammi vedere un po' questo copione. Io non ho mai visto un copione. Ah, ok, guarda qua. Ci sono le battute di ogni personaggio. Non puoi leggere. Ok, va bene, hai ragione, non posso sbirciare. Però mi spieghi almeno qualcosa, cioè come ti chiami tu? Chi sei? Sei la protagonista? Chi sei? Io mi chiamo Sofia. Ok. E le protagoniste siamo tutte. Perfetto, ma sei, quanti anni hai nello spettacolo? 10, no, quindi 9. Hai la tua stessa età e ti chiami Sofia? Sì. Ma ascolta, il tuo personaggio è un personaggio buono, dolce, simpatico? Oppure è un personaggio un po' cattivo e fastidioso? Cattivo e fastidioso.
Auri, non ci posso credere! Cioè, proprio tu, con un viso così dolce, con quegli occhi così lucenti e pieni d'amore, dovrai interpretare il ruolo di una ragazzina cattiva? Allora, io sono cattiva, mi chiamo Sofia, ho 9 anni e darò fastidio a una mia amica perché mi stava stressando, non sapeva fare bene questo balletto e io volevo vincere questo contest e quindi mi arrabbio tanto e quindi per questo sono la bolla. Ok, ora è tutto chiaro, quindi siete in un collegio. Tu sei un po' la bulla del collegio che dà fastidio alle altre compagne e vuole vincere un contest molto importante. E quindi, invece che aiutare le tue compagne, tu che cosa fai? Le bullizzo. Le bullizzi? No, vabbè, ma io devo ancora immaginarti in questa veste. Cioè, faccio proprio fatica a immaginarlo. Dopo, nel terzo atto, diventa amica, quindi divento dolce. Fermi tutti. Papi, cosa stai facendo? Mi sta spiegando la trama della storia di oggi a teatro! Io sento che ci sono dei bulli, li spazzo via, li spolverò! Papi, se vuoi spazzare via i bulli, oggi spazzerai via tua figlia, perché tua figlia farà la bulla all'interno di questa recita, hai capito? Cioè, praticamente sul palco vedremo mia figlia bulla! Anch'io non riesco a crederlo, ma tua figlia sarà oggi una bulla, interpreterà questo ruolo, sono proprio curiosa di vederla! E voi ragazzi, siete curiosi di vedere Aurora, che è tanto buona, diventare una bulla? Scrivetelo giù nei commenti e fatecelo sapere. Auri, ok, va bene, è tutto chiaro. Nel frattempo, hai preparato tutti i vestiti e tutto l'occorrente? Sì, allora, questa... Ok, è la maglietta che indosserai. E questa è un pantaloncino. Ah, un pantaloncino che diventa gonna. Ok, quindi... questo è il tuo abbigliamento da bulla, ok? Metti tutto l'occorrente all'interno dello zaino. Siamo veramente curiosi. Nel frattempo lasciate giù nei commenti un cuoricino rosso per incoraggiare Aurora e ci vediamo a teatro. Siamo per uscire di casa, ma una cosa, mamma, ma solitamente quando si finisce il teatro non si regalano i fiori? Quindi solito sì, così funziona. Ragazzi, mi sa che devo andare a prendere i fiori per Aurora. Dite niente, ok? Auri, sei pronta? Andiamo. A proposito, ragazzi, facciamo un piccolo sondaggio. Scrivete giù nei commenti. Chi è che piangerà tra me, mamma Claudia, baby Andrea o Noemi? Scrivetelo giù nei commenti e fatecelo sapere. Eccoci qua, ragazzi, siamo arrivati. Vediamo la faccia di Aurora. Eccoci qua. Sei pronta? Sì. Sei carica? Sei pronta? Dai, non cadere, non ti far male. Ecco, ci sei tu e andiamo dentro. Ok ragazzi, siamo arrivati in teatro, è un'emozione unica, noi già l'abbiamo vissuta e oggi Aurora ci farà vivere delle emozioni uniche. Eccola, pronta per le prove, vai che la maestra ti chiama, dove sei andata? Dove ti fai? Vai, dove vai? Lasciamogli fare le prove e ci vediamo allo spettacolo, ok? Ragazzi, entrare dentro un teatro mi emoziona sempre perché mi fa pensare agli spettacoli che abbiamo fatto noi della Camaleri Family. Stupendo! E oggi vedremo solo Aurora fare lo spettacolo insieme alla sua maestra e a tutto il suo gruppo teatrale. Bellissimo, che dire! Non vediamo l'ora e penso che non vedete l'ora neanche voi. E qui invece abbiamo mamma Claudia che sta mettendo le scarpe. Sono alle prese con le scarpe. Ma scusa, ma questa maglia bellissima è una leone, vedo. E come l'hai fatta? Coi piedi? Ragazzi, se vi siete persi questo video, andatelo a vedere subito perché Noemi è scappata da scuola proprio per fare quella maglietta. Quindi andate a vedere subito quel video che ve lo siete persi sicuramente. Eccoci qua, pubblico delle grandi occasioni, non potevano mancare loro. I guida senza patente! Una fila per Aurora! Gli amici. Ragazzi, hanno aperto le porte, andiamo a vedere Aurora. Ovviamente c'è anche lo zio Marco lì, che non poteva mancare. Eccolo, è lì. Andiamo a vedere questo grande spettacolo di Aurora. Auri, sei pronta al tuo spettacolo? Ma che cos'è? Già fatto, perché siamo nei letti. Sei nel letto? Ma sei pronta?
capisci? Fai la bulla, vediamo. Vai. No, la faccio là. La fai là, ora, falla ora. No, fai no. La fai la bulla. Non posso. No. Ragazzi, sta per cominciare, eccoci. Qua c'è la prima scena di Aurora. Qui Aurorina, ma sei stata veramente 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 brava 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 brava. Che dire ragazzi, grandissima soddisfazione teatrale di Aurora. Adesso è stanchissima e vuole festeggiare insieme a tutte le sue compagne di teatro, la sua maestra. Quindi ragazzi, che dire, se anche a voi piace il teatro, iscrivetevi al canale Cavalieri Family, perché noi siamo felicissimi di questa cosa, del teatro, perché comunque vi fa crescere anche mentalmente. E ragazzi o genitori, vi consiglio altamente di far fare ai vostri figli teatro, perché veramente se sono delle bambine chiuse gli apre veramente gli orizzonti, se sono delle bambine timide le sbloccano del tutto, tanta 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 roba. Neanche noi ci aspettavamo questa prestazione da Aurora, quindi iscrivetevi al canale Cavalieri Family, ormai quasi 500.000, non perdetevi la nostra canzone che sta per uscire ragazzi, 28 giugno, e questa la data, segnatevela, 28 giugno. Ciao a tutti, ci vediamo al prossimo video. Aspetta, aspetta, non te ne andare, clicca qui per iscrivervi al canale Cavalieri Family, clicca qui oppure qui per continuare a guardare il video della famiglia più pazza del web. Ciao. Ciao a tutti ragazzi, io sono mamma Claudia, benvenuti in un nuovo video sul canale dei Cavalieri Family. Se avete visto il video precedente vi avevamo mostrato un pochettino l'anteprima del nostro primo spettacolo a teatro. E sì ragazzi, come avete notato, noi non ci troviamo a casa ma siamo a Torino al Teatro Atlantic. Il giorno tanto atteso è arrivato e nel frattempo noi abbiamo finito di prepararci, ci siamo cambiati perché abbiamo fatto un sacco di prove luci, prove per le musiche, prove dei microfoni, insomma cercare di capire se eravamo anche noi un pochettino organizzati, giusto Auri? Sì, io mi sto truccando. Lei si sta truccando? No, ho finito però. Hai finito? Le bimbe sono super pronte. Siamo emozionate ed emozionatissimi. Quindi ragazzi, se anche a voi piace il teatro e volete vedere il video per intero, iscrivetevi immediatamente al canale Cavalieri Family e cliccate sulla campanella, mi raccomando, per non perdervi i prossimi video e i prossimi eventi che avremo. Anzi, uno ve lo dico subito, il prossimo evento sarà a Napoli. L'8 dicembre saremo a Napoli al Christmas Village. Ebbene sì ragazzi, quindi ci vedrete da un'altra parte. Che cosa vuoi dire tu? Vuoi salire sul palcoscenico?
Ragazzi, che dite? Secondo voi Andrea ci sarà sul palco? Sì oppure no? Scrivetelo giù nei commenti e fatecelo sapere. Qua c'è la prova trucco e parrucco. Non manca molto, dovete sapere che manca veramente pochissimi minuti e l'albergo è praticamente attaccato al teatro. Papi, dove sei? Sta salendo la tensione, tu sei tranquilla? Per ora. Per ora. Avete visto quanti posti? Che c'è? Papi non c'è, è scappato. Come papi non c'è? Dai, dobbiamo andare a teatro, già scappa, ci fa spaventare. Ma ragazzi, io penso solo a mangiare, quindi. Come al solito, sarà scappato a mangiare allora, no? Dalla paura. Ragazzi, se avete visto il video precedente, ci sono un sacco di posti. E vi devo dire la verità, l'emozione sta salendo, è proprio così. Che c'è, Amy? Perché sei tornata? Perché papà è scappato per un pacco delle patatine che le vuole mangiare. Come è scappato per un pacco di patatine che vuole mangiare? Ma scusa, Auri, cioè, dobbiamo andare via, io ho anche baby Andrea e non so a chi lasciarlo. Come devo fare, Auri? Come dobbiamo fare? Sei buonissimo. Oddio, ma sono tutti impazziti! Aurora parla con un succo di frutta e papà Salvo è scappato per un pacchetto di patatine. Tutto questo per una merenda. Cosa hai detto, scusa? Vabbè, ok, allora ragazzi, è arrivato il momento per noi di entrare in scena e dobbiamo assolutamente trovare il nostro motto. Ma finché papà Salvo non entra, non possiamo fare il motto. Sì, lo sapete che cos'è il motto? È un portafortuna, è una frase che tutti gli artisti dicono prima di salire sul palcoscenico. Auri, cosa potremmo dire? Io dico paura. Quindi dici, ho paura! Facciamo così prima di iniziare? Ma no, ma non si può dire una roba così. Che cosa felicità potremmo dire? Siamo felici! Questo dobbiamo dire prima di salire sul palco? Quello che vogliamo noi. Tu dici una cosa. È arrivato... Ah, ecco, papi, meno male! Ciao, sono qui, ciao! Papi, ciao. Meno male che sei arrivato! Eh sì, scusa, ero a mangiare. Oddio, papi, ascolta, mancano pochissimi minuti. Tra poco saremo sul palco, sì, e dobbiamo trovare un motto, una frase da dire che porti fortuna. Solitamente si dice mer... Non si può dire, non si può dire. Si dice quello però, mer, mer. Possiamo fare mer, mer, mer. E se facciamo invece... pu 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 pu. Cacca cacca cacca. Cacca cacca cacca. Cacca cacca, mi piace, dai. Vai, vai, no, tutti, mani qua. Qua, tutti, tutti qua, qua, tutti qua con le mani, tutti qua con le mani. Uno, due, tre. Cacca cacca cacca. E divertiamoci. Sì, ragazzi, andiamo. Divertiamoci. Andiamo dietro le quinte? Andiamo dietro le quinte. Venite andiamo con noi, ragazzi. Vi facciamo vedere il dietro le quinte. Adesso siamo in camera, stiamo per scendere. Andiamo. Ed eccoci qua, siamo arrivati. Il ci sono? Le patatine ci sono, qua c'è Pietro, il nostro tecnico. Eccolo nostro. Oh, merda, merda, merda. Ok, qua c'è Bianca, dimensione 20, il nostro staff, con baby Andrea. E un altro bambino, quindi tu ne hai due. Ne ho due. E mamma Claudia, si chiama? Sì. Vabbè, perché Andrea starà poi qua, quindi per il momento è meglio. Questa è una prova. È una prova, sì, esatto. E voi siete a posto? No. Stanno provando a destra, a sinistra, come che eravate? Sì, prova, già quella si è andata. Cosa fa? Cosa fa? Ma gli sembra l'elettro della Lamborghini? Cioè, non lo so. È la Lamborghini, io non lo sapevo. Questa è la porta che io prenderò. Ovviamente sotto segnalazione dello staff, perché non ci deve essere nessuno dall'altra parte, perché loro entreranno dentro il palco, io invece farò il giro e entrerò in un altro palco, e questo ancora non lo sa nessuno. Mi sento male. Auri, Auri, guarda, Auri, Auri, cosa devi fare? Cosa devi fare? Cosa ti hanno detto? Pensare a te stessa, fare un respiro agli occhi chiusi. Vediamo se funziona. Naso. Mi sento più carina. Quella scura è tutto. Guarda io, guarda io, guarda io come faccio. Guarda, guarda io. Mi sento più carina, guarda. No, così. No, così. No, così. Ed ecco qui. Qui invece sta entrando Paola. Ciao Paola, ecco. Ciao Paola. Lei è l'altra parte dello staff che entrerà alla fine per presentarci, insomma, per presentare la fine dello spettacolo. E qui cosa sta succedendo, Pietro? Sto cercando di nascondere il cavo. Ok. Vedere se non gli dà fastidio.
Vediamo. Oh, sembri Lorella Cuccarini. Cuccarini. Signora, abbiamo Cuccarini. Fai invecchiata posto. Però, perché vai. Lei è più giovane. Eccola. Adesso tocca anche a te, però. Ah, adesso tocca anche a me. Questa è la parte dei microfoni, quindi ci stanno microfonando tutti. Ne siamo stracarichi, ragazzi, però siamo a palla, siamo a bomba. E questo show sarà bellissimo e ne faremo altri. Quindi seguiteci sui nostri social, Instagram, TikTok, su YouTube, su TikTok, su Instagram, per tutto, perché vi comunicheremo le prossime date. Una fra tutti, 8 dicembre, già ve l'ha detto mamma Claudia, Napoli, Christmas Village di Napoli. Ecco qua, tocca a me. Tocca stiamo a me. Aspettando te, quindi allora. Ci siamo. E poi ce l'andiamo a casa. Attenta, faccio la cosa. Sì, guarda. Ok, passaggio microfono all'interno. Ci siamo. Sì, ma più che altro siamo. Perché il cavo poi punta a parte antistetico. Eh sì, esatto, così non si ma vede. Se vi impigliate peggio. Non ci dobbiamo impigliare, non so, devi fare qualche capriolo. Il microfono, cerca di metterlo un po' più dentro. Un po' più dentro, devo la un po' bocca. Più avvicinare la bocca. Ah, ok, piegato un po' verso di me. Aspetta che te lo metto qua, che qui hai. Ci siamo, ragazzi, ormai è fatta. Ok, ragazzi, ormai ci siamo, è ufficiale, stiamo per entrare, il teatro è quasi completamente pieno e manchiamo soltanto noi. Che dire, io mi sento veramente di ringraziare tutti voi, sì, anche voi che siete a casa e non siete potuti venire oggi, ma non importa, perché proprio grazie a voi e al vostro affetto e al fatto che ci seguite da tantissimo tempo che noi oggi siamo su questo palco. E quindi che lo spettacolo abbia inizio, ci vediamo tra poco on stage. Eccoci, siamo al teatro, lo show dei Cavalieri Family. Il nostro amato pubblico, ce n'è tantissimo, siete bellissimi e volevo sentire il Cavalieri Family più potente di Torino. Di Torino. Quindi, noi siamo i... Mamma mia ragazzi, un applauso, bravissimi. Qua ragazzi, teatro finito, show finito, mamma sensazioni. Bellissimo. Sono emozionata, mi sono emozionata da ieri io. Vediamo noi, sei stata bravissima, 6 anni già sul palco, ma sei stata veramente brava, lo sai? Bravissima. Aurora, super, pure tu. Mia mamma mi tremava quando stavo parlando. Sì, l'ho visto, bravi tutti, bravi noi, grazie a voi, grandi voi. E voi ragazzi che ci seguite, ci riempite il cuore ogni giorno, molti di voi sono venuti qui e siamo veramente orgogliosi e felici di questo e non vediamo l'ora di fare altri spettacoli e vedervi. Assolutamente, io l'ho detto prima, vi ringraziamo tantissimo per il vostro affetto, per la vostra presenza. Iscrivetevi al canale Cavalieri Family e seguiteci sui nostri social, Instagram e TikTok, perché qualche pillola di quello che è stato poco fa la metteremo anche sugli altri social. Certo. Quindi potrete dare un'occhiata a quello che poi è stato lo spettacolo di oggi. Ma ancora non è finita, mamma. No, perché ora abbiamo il meet and greet. Cos'è? Ora è il momento in cui noi incontriamo tutti voi, tutti quelli che sono qua, tutti quelli che ci seguono. No? Ci incontriamo, ci abbracciamo e facciamo le foto insieme. Dove? Esattamente qua davanti. Ragazzi, è stata un'emozione unica e spero di averne queste emozioni ancora e ancora e ancora in altre città. Un bacione dalla Cavalieri Family e ricordate, noi siamo i Cavalieri Family! Ciao a tutti ragazzi, al prossimo video. Ciao!
Aspetta, aspetta! Non te ne andare! Clicca qui per iscrivervi al canale Cavalieri Family. Clicca qui oppure qui per continuare a guardare il video della famiglia più pazza del web. Ciao! Ciao a tutti ragazzi, io sono Papà Salvo. Oggi giornata super! Compleanno di mamma Claudia, è il nostro primo spettacolo al teatro. Sì ragazzi, il nostro show, lo show dei Cavalieri Family, e sarà proprio qui a Borgo Torinese, a Torino, alle ore 17. Vi faremo vedere anche le nostre prove in teatro. Adesso tutti sono entrati, manco solo io, ma siamo arrivati ragazzi. Un'emozione indescrivibile questa. Quindi li porteremo con noi in teatro alle prove dei Cavalieri Family. Ed ecco qui tutta la nostra ciurma. Dove sei stata? Dove sei stata? No vabbè, allora, esattamente come per il battesimo, nei momenti importanti Andrea cosa fa? Si emoziona. Ha una botta di scioltezza. Qua, ecco. Fino a qua. Fino a là. Sì, fino a quella. Vabbè, adesso dove dobbiamo andare? Insomma, dove dobbiamo andare qua? Dove dobbiamo andare? In stanza. Comunque io ho fatto una lavata completa praticamente, come se gli avessi fatto la doccia dentro il bagno. Ok, vediamo cosa dobbiamo fare adesso. Pulito e cambiato. Ok, allora voi salite da qua, io salgo dall'altra parte, va bene? Che piano è? Terzo piano, Auri. Ci state? Sì, noi ci stiamo, passa di lato. Ci vediamo sul terzo piano. Ciao. Ed eccoci, ci siamo separati. Io sono in un ascensore e loro nell'altro ascensore. Adesso ci stiamo incrociando. Vediamo al terzo piano se ci incroceremo, perché se no ci perdiamo. È finita, ragazzi. Dobbiamo vedere la camera e dobbiamo vedere il teatro. Dobbiamo fare le prove. Tante cose oggi. E dovete fare anche gli auguri a mamma Claudia, perché oggi ha fatto il compleanno. Eh sì, lo scorso video ha ricevuto tanti messaggi. Vediamo se ci sono. Eccoli, sono arrivati. Siamo arrivati, che c'è? Allora, è difficile, ora è molto difficile. Infatti, però... E allora vediamo il numero della camera, vediamo cosa c'è scritto. 314. Cosa? 313. 312 e 314, quindi a questo punto dobbiamo andare tra 301 e 321. Eh sì, quindi alla nostra destra. Via, come on. Ci penso io. Va bene. Nel frattempo ragazzi, siamo arrivati in questo splendido hotel che si trova proprio sopra il teatro. Sì, Atlantic. Infatti la comodità è proprio questa, anche per noi, non solo per chi vuole decidere di venire a vedere un qualsiasi spettacolo, ma anche per gli artisti. Eh certo, ovvio. Gli artisti arrivano qua e fanno, insomma, si riposano, fanno il pranzo, la cena e poi vanno a fare lo spettacolo. Tipo un po' come noi, mamma. Un po' come noi. Ti senti un po' un artista? Artista proprio. Vabbè, no, non mi sento un artista. Ma va, dai, siamo arrivati. Eccoci. Questa è mia. Ok. Ciao. Ok, vai. Allora, vi apro già io così vi faccio vedere. Basta solo inserire, proviamo a vedere insieme. Vediamo qui se Aurora. Questa cos'è là? 314? 314, vai. 314. Inserisci dentro, vediamo. Allora, no. Allora, inseriamo da questa parte il contrario. Ok, prova. Anche al contrario con la scritta, capito? Bravissimo. Auri? E tirare subito su. Perfetto. Sei stata bravissima. Allora. Salute. Lui ha fatto allora, tutto, l'unplay. Adesso inserisci la chiave. Se no non si accende la luce. Così. Sì. Bravo. Ok, prego. Mamma mia. Okay, prego, nel frattempo mamma. C'è Noemi che sta provando di là ad aprire. Guarda un po'. Aspetta, Emi, al contrario. Aspetta, dammi così. Qui. Allora, devi girarla così. Ah, ok. Infilala. Va bene, ci vediamo dentro, Noemi. Sì, ora arriviamo noi. Vediamo se arrivate. Wow ragazzi, stanza infinita e c'è una sorpresa sicuramente per qualcuno che ha fatto il compleanno. Eh sì, c'è anche un bigliettino. Vediamo da parte di chi è. Scusate. Abbiamo la vasca. Ma dove siete? Siete dall'altra parte. Cioè... Infatti non ho capito, cioè no. Era già preoccupata lei che eravamo separati. Andrea! Andrea, come mio figlio. Ah ecco. Vabbè, ma da questa parte invece, cara mamma, che c'è cosa qualcosa... c'è da questa parte? È infinita, c'è, grazie. C'è qualcosa per te. Mamma Claudia, oggi è il tuo compleanno, giusto? Oggi è il mio compleanno, mi hanno fatto questa super stanza, questa delle bimbe. Ma vieni qua, dove stai andando? Da questa parte c'è qualcosa per te. Oh! Credo che sia per te. Vediamo, c'è un bigliettino. Che bello! Aspetta, c'è un bigliettino, un attimino. Vediamo. Vediamo questo bigliettino. Sì. Claudia Cavalieri Family, da parte dell'hotel. Hai visto? Grazie, ma che bello. Vediamo. Lo vuoi aprire tu? Cioè, ci stai mettendo tutte le dita dentro, le mani. Aiuto. Ma insomma, Andrea. Vi piace o no qui?
Sì. Dov'è la vostra stanza? Di là, dormiamo con Baby Andrea. No, vabbè. Tanti auguri di buon compleanno da Dimensione 20, no, che è chi ha organizzato tutto questo. E grazie mille, sono commossa. Intanto mi commuovo sempre, da ieri che mi commuovo. Andrea invece di commuoversi fa la cacca. Vabbè, ognuno si commuove a modo suo, sì, chi esatto, con le lacrime. Esatto. Va bene ragazzi, qua i fiori sono bellissimi, la stanza è grandissima, anzi aspetta che faccio un giro. Ma scusa, mamma, ma solo una notte dobbiamo restare qua, non possiamo stare un po' di giorni. No, no, no. Allora qui c'è il nostro bagno con la doccia, bagno. Papi, ma Andrea dorme con loro? Certo, con le sorelle, questa è la stanza dei bambini. No, ecco qua, culla. Madonna, ma non è troppo grande per voi? No, cioè aspetta, avete pure il frigorifero e la cassaforte? No vabbè dai, cioè Noemi, ma tutto bene? Appendi a... ma c'è anche il balcone? Da vista. Mamma, che dire, io direi di scendere giù, andare a fare le prove e siamo emozionatissimi. Sì, vi facciamo vedere anche un pezzettino di teatro. Ovviamente lo spettacolo non possiamo farvelo vedere, però vi spoileriamo qualche cosina. Seguiteci perché dovete vedervi il video fino alla fine. Fino alla fine. Se volete vedere un altro spettacolo, uno show dei Cavalieri Family, magari ci sarà la prossima data. Quindi a questo punto non perdetevi nessun video della Cavalieri Family, perché vi potremmo comunicare la prossima data. Sarà a Milano? Sarà a Roma? E soprattutto scrivete giù nei commenti dove abitate, di dove siete, così vediamo un po' dove poter fare, certo, la prossima, certo, data. Certo. Anzi, decidete voi. Vediamo quanti commenti ci sono delle vostre città e decidete voi il nostro show. Sì, sì, proprio così. Papi, dobbiamo andare giù a mangiare, il mio stomaco brontola, credo anche quello di Baby Andrea. Dobbiamo scaldare il latte. Sempre. Va bene, va bene. Ci vediamo giù, ragazzi, vi faremo vedere il teatro e le nostre prove. A dopo. A tra poco. Ok, ragazzi, è arrivato il momento di andare a teatro e fare le prove, ovviamente. Quindi stiamo vedendo il teatro per la prima volta insieme a voi. Le bimbe sono già scese, sono emozionatissime. Ci sei? Ci eccoci, siamo tutti? Eccoci. E scendiamo, wow, con voi, tutto rosso, le scale. Tutto rosso qua. Sì, siamo proprio emozionatissimi. Non lo so, ora vediamo cosa ci aspetta. Qua c'è la porta. Entriamo. Ho ucciso qualcuno? No? Tu, la porta in testa. Eccoci, e siamo arrivati. Ciao, ciao Claudia, piacere. Ciao, ciao. Eccoci. Beh, ci siamo! Siamo ufficialmente operativi. Auri, come ti senti? No, guarda, io che ne vado a sedere. No? Cioè, come ti senti? No? No, dovrei girare da lì. Dovete correre. Allora, non correte, Ok, andatevi a sedere, vediamo com'è. Ok, andate via a sedere, vediamo un po'. Ecco. Ok, no, vabbè. Ci andiamo ad andare, proseguiamo di qua. Che sensazione è? Bella, eh? Ciao, Auri, sei pronta? No. No, vabbè, ragazzi. Questo qua è lo schermo. Da qui partirà il nostro video e quindi comincerà il nostro show. Siamo contenti, Aurora continua a correre attorno alle sedie, ma in realtà non ha capito che deve stare sul palco, deve stare qua. Auri, cioè, continui a correre giù, cioè. Io direi che, ragazzi, ora cominciamo con le prove e siamo pronti, perché in realtà ne abbiamo fatte un sacco a casa, un sacco sacchissimo, però ora, giusto anche per capire gli spazi, e direi che ci siamo assolutamente, noi siamo super carichi. Proviamo a farci chiamare da loro. Giusto, mamma, sì. Ragazzi, urlate. E che cosa devono urlare? Cavalieri Family, e noi entriamo dentro così. Alfredi Aurora, dite Cavalieri Family. Uno, due, tre. Ok, qui stiamo facendo le prove con il tecnico, che è qui, che sta sistemando il video che verrà proiettato all'inizio del nostro spettacolo. Quindi stiamo facendo le prove per capire quando uscire, come fare, quando accendere le luci e quando inserire il video. E lui è appunto il tecnico che si occupa di tutto questo. Quando chiudiamo il video deve essere proprio totalmente buio.
tutto buio. Ok. E questa, ragazzi, è tutta la postazione che sta andando un po' a gestire le luci, i volumi, il video, quello che ci servirà tra poco. Quindi sarà il tecnico, proprio la postazione del tecnico direttamente da qua, che gestirà tutto lo show. Noi abbiamo il nostro tecnico ufficiale che si chiama... Ciao, Piero Tomatis. Ciao, ciao. Sta programmando tutto quello che sono le luci, l'audio, il video, i tempi, le cose. Tutto. Siamo in mano tua, insomma. Speriamo bene, speriamo bene. Niente, adesso ragazzi siamo qui che stiamo facendo le prove e le bambine sono gasate. Baby André è qui con me al momento, vero amore mio? Adesso ci microfonano e facciamo le prove. Ok, direi che le prove, mamma, sono andate veramente bene. Sì, è tutto fatto. Non luce. Spoilerare troppe cose che ci sono anche qua dietro. Ma questo qua, professor Mignolo. No, vabbè, ecco appunto, cioè, non si deve far vedere. Papi, ma hai fatto vedere il camerino che c'è di là? Andiamo a vedere. Che dobbiamo andare a fare il bagnetto. Forza, andiamo. Ci dobbiamo andare a preparare, ci dobbiamo andare a vestire perché tra pochi minuti, ragazzi, c'è lo spettacolo. Qui con noi c'è lo staff, sempre qui dietro le quinte con Baby Andrea. Mamma Claudia, se n'è andata, gli ha lasciato Baby Andrea. E vabbè, che vogliamo fare? Andiamo a vedere di là il camerino, vediamo. Ma dove andate? Papi, c'è un dietro le quinte, vieni. No, vabbè, ma questa è la strada che prenderò io per andare dietro. Qua, vediamo il camerino. Vediamo. Che enorme. Ma wow, ma è il nostro camerino. C'è anche il passeggino, tutto qua. Ma qui ora dobbiamo fare trucco, qua, parrucco, sbridrucco. Qua ci sistemiamo, wow. Ci facciamo belle. Ci cambiamo. Parrucco, facciamo merenda. Ci inseguiamo, giochiamo a nascondino. Allora, questa è la strada che devo fare io. Vuoi vedere, mamma? Che strada? Vieni con me. Allora, mentre loro stanno già entrando, qui c'è la porta chiusa e qua dietro c'è il pubblico. Mentre io, qui dietro le quinte, faccio così, supero tutti e me ne vado di là. Venite che vi faccio vedere. Vieni qua che ti faccio vedere dove arrivo. Vieni. Stanno per entrare. Corri, vieni. Guarda qua. Da questa parte, ragazzi, già c'è il pubblico che sta per entrare, ma non ci dobbiamo fare vedere. E io, ragazzi, arriverò qui da voi. Guardate che c'è il nostro locandino là. Sì, ma papi, manca veramente poco. Forse non hai ancora capito. Certo che l'ho capito. Sto premendo, mamma. Io mi nasconderò proprio lì dietro, capito, bene, Auri? Bene. Noi siamo pronti. Pronti. Veramente pronti. Ragazzi. Non vediamo l'ora di vedervi qua, se siete venuti. Aiuto, mamma, aiuto. O al prossimo evento, al prossimo show, non lo so, siamo contentissimi. Ragazzi, se anche questo nuovo video vi è piaciuto, ricordatevi di iscrivervi al canale Cavalieri Family, cliccate sulla campanella e ricordatevi di seguirci sui nostri social Instagram e TikTok. Mi raccomando, ragazzi, seguiteci perché vi daremo un po' di pillole di quello che accade oggi anche sugli altri social, quindi dovete andare da tutti. La nostra canzoncina, jingle. Ciao a tutti, ragazzi, ma ricordate, noi siamo i Cavalieri Family. Ma come ce l'hai? Vieni qua, guardate, ragazzi, quanta gente ci sarà. Ciao a tutti, ci vediamo al prossimo video. Aspetta, dove vai? Clicca qui per iscriverti al canale Cavalieri Family. Clicca qui o qui per continuare a guardare i video della Cavalieri Family. Ci vediamo! Tutti in piscina! Guardate la piscina! No, vabbè, ma è grandissima sta piscina. Ma fate anche gli scivoli, Auri, non mi dire. Sì! Ma no, i capelli! Ma noi li ha fatti pure tu! 3, 2, 1! Uffa! 1, via! Ciao a tutti, ragazzi, io sono Papà Salvo. Oggi siamo in un posto stupendo. E solo che sta facendo ancora un po' di freddo, cioè non è che fa caldissimo. Qui praticamente siamo in mezzo alle nuvole e in mezzo agli alberi. Però l'obiettivo di oggi, ragazzi, è quello di fare il bagno con 10 gradi. Ma chi farà il bagno con 10 gradi? Io non lo voglio fare il bagno con 10 gradi. Ciao! Ma siamo in costume! Come mettete il costume? Come, siete in costume? Sì! Tu pure sei in costume? Lui no! Lui fa con le mutande! Tu lo fai con le mutande? Ma però lo fa! Ma siete pa... Tu hai il costume? Sì! Vediamo, fammi vedere. Tu lui hai il costume. Entra con i piedi! Hai il costume te? Perché la lui è il costume puccio. Vabbè, comunque, noi siamo i Cavalieri Family! Questi sono pazzi!
pazzi, ragazzi, ma aspetta, la famiglia più pazza del web, ma voi siete pazzi, cioè, ma chi è che farebbe il bagno con 10 gradi? Ragazzi, scrivetelo giù nei commenti e fatecelo sapere, perché qua è il caos. Qui c'è Michael, tu fai il bagno? Tu non lo fai. Io c'ho freddo, fai il bagno. Tu fai il bagno. Guarda, ripone, ma tu fai il bagno? Io sì, io guardo, io sono in costume. Tu sei in costume. Samuel, tu fai il bagno? Anch'io sono in costume. Tutti in piscina! Sta succedendo davvero. Faranno questi bambini il bagno con 10 gradi centigradi. Sono veramente pazzi! Papi, cosa stai facendo? Non puoi capire. Ci sono i bambini tutti in costume. L'abbiamo 3 ore che vedo i bambini in costume, scusami. Ma non hai capito! Sono convinti di fare il bagno in piscina! Mamma, è assurda questa cosa! Ci sono 10 gradi, è impossibile che facciano il bagno in piscina! Secondo voi, faranno il bagno in piscina? Sì oppure no? Scrivetelo giù nei commenti e fatecelo sapere, perché ragazzi, voi avete mai fatto il bagno in piscina con 10 gradi? Ma questa è follia pura! No, papi, tu non puoi capire! Sono convinti, convintissimi! Hanno tutti il costume, le ciabattine, l'asciugamano! Che cosa manca ancora per fare il bagno? Non lo so. Scrivetelo giù nei commenti. Scrivete se manca qualcosa. Non lo so. Per entrare in piscina, forse manca qualcosa. Ecco, non potranno entrare. Sì, qualcosa manca, ne sono certa. Ma io lo so. I braccioli, ma io non c'ho bisogno di braccioli. Il gommone, io non c'ho bisogno di gommone. Mamma, basta, andiamo. Tieni la borraccia dei Cavalieri Family, per piacere. La nostra borraccia! Ragazzi, per avere la nostra borraccia basta andare su www.cavalierifamily.it. Ragazzi, sono finite, mi sa tutte, però forse c'è quella nera. Vabbè, sceglietela voi. Mamma, scusami. Già vado, ciao. Ma dove vai? Dove stai andando? Stanno mettendo la casa in subbuglio. Ma sei impazzito? Abbiamo solo questa casetta, non ci posso credere. Vabbè, vado immediatamente. Ma sono impazziti per davvero dentro casa nostra. Tra l'altro, ragazzi, vi devo dire un'altra cosa che è successa poco fa. Sono entrata nella casetta e c'era un'invasione di formiche. Sì, ragazzi, erano tutte sul muro, che salivano e scendevano vicino alla macchinetta del caffè. Ho dovuto pulire tutto, speriamo che non ce ne siano ancora. Ora vado a guardare, sono tutti qua dentro a fare macello. Non ci posso credere, ragazzi, sono tutti in costume. E voi invece, scusate, avete mai avuto un'invasione di formiche dentro casa? Scrivetelo giù nei commenti e fatecelo sapere, perché a me le formiche non mi piacciono per niente. Ma cosa state facendo? Bagno costume. Come? Si stanno cambiando. E allora non si è occupato? Ma tu, Liam, ce l'hai il costume? Tu? Vabbè, Liam, al massimo non lo diciamo a nessuno, ma ti farai il bagno in mutande con i boxer, va bene? Scusate, chi c'è in bagno? Chi è? Cos'è questa roba? Le mutande! Ma di chi sono queste mutande? Permesso? Sono di Emily, scusami. Ma non si fanno queste cose qua, le mutande per terra? Volete mettervi le ciabatte? Non ci posso credere. Io ce le ho. Quindi è tutto vero. Lei ha già le ciabatte, guardate qua. Emi, vi siete vestite voi? Quante ciabatte? Noi mi servono le ciabatte, servono immediatamente le ciabatte. Emily! Ma che ci fai col costume di Noemi? Ma sei bellissima! È uscito il sole, ma lo sapete che l'acqua sarà congelata? Congelata, sei pronta? Ma tanto io sono abituata con l'acqua fredda, come papà. Ho preso 3 asciugamani per me, mia sorella e Emily. Siete pronte? Certo. Allora sì. Dobbiamo andare a chiamare immediatamente papà Salvo, ma subito, dove proprio subito. E non lo so, è andata a finire da qualche parte, stava facendo addormentare baby Andrea. Ah, mamma, faremo le pozze. Fare gli scivoli nell'acqua fredda. Ragazzi, ma io non trovo i bambini. Avevano detto che ci vedevamo qui in piscina, ma non c'è nessuno. Ma dove saranno andati a finire? Cioè, ma è assurdo. Aurora, Chiara, Michael, Samu, ma dove siete? Io non vi vedo. Ragazzi, se voi li vedete, scrivete giù nei commenti il nome di chi vedete. Cioè, perché è assurda questa cosa. Io non vedo nessuno. Siete qui? Siete lì? Dove siete? Ciao! Ciao!
io sento qualcosa, ragazzi. Cioè... Ma cosa ci fate lì? Ma scusa, ma cosa state facendo? Ma dobbiamo andare a fare il bagno in piscina col ghiaccio. Pure tu stai facendo il video? Sì. No, pure tu. Ciao. Ma scusa, chi è che deve fare il bagno? Io! Ragazzi, siamo quasi arrivati in piscina, ma adesso, ragazzi, ne vedremo delle belle, perché Aurora vi mostrerà appunto la piscina. Aiuto, siamo arrivati. Allora, ragazzi, qui c'è il mini club. Si vede. Provate. La piscina è super bella. Guardate la piscina. No, vabbè, ma è grandissima sta piscina. Ma fate anche gli scivoli, Auri, non mi dire. Sì, ora andiamo a posarci. Andiamo. Ecco qui, ragazzi, abbiamo trovato la giusta postazione per andare a fare gli scivoli d'acqua. O meglio, loro faranno gli scivoli d'acqua, perché io non mi ci metto neanche pagato. Ecco, ma siete pronte? Io sì! Ma mi sa che siete le uniche tre coraggiose, perché qua c'è Samuel che è ancora così. Ma pucci piedi! David non entrerà. Sì, che quindi, entri. Allora, qua si è, qua le uniche che entreranno sono Emily, prima concorrente. Ah no, io anche lui entro io. Pure tu, vai, allora poi è tutto. Noemi, com'è l'acqua? Bella! E com'è? Fredda o calda? Com'è? Vediamo, fatti un tuffo lì, vediamo se ce la fai. 3, 2, 1. Ma noi capelli! Ma noi li ho fatti pure tu! Ma siete fuori di testa! Andate a fare le pozze, via! Pozze. Hai il piede proprio in putrefazione! Sta proprio diventando un cubetto di ghiaccio! Ma scusa, ma tu hai il braccio rotto, giusto? Me lo fai vedere? No, vabbè, ma come te lo sei rotto questo braccio? Cadendo dai pattini. Dai pattini, se cadi lì che scivoli ti spacchi la testa pure. Dai pattini. Vabbè, dai, tu sei giustificato che non vai in bagno, però devo dire che ti sei pucciato i piedi, anche perché Michael non lo farà mai. Cosa c'è Michael? Oddio, sai, hai presente con la rete? Mamma mia! Che poi si distruggono, non è polaretto. E quindi? Questi sono i miei piedi. No, vabbè, piede polaretto, polaretto. Vabbè, ragazzi, sono un pirla. Sono un pirla, non mi sembrava così alto. Mi sono sbagliato tutto. C'è dei bambini, sei messo. Ragazzi, sono veramente fuori di testa. Allora, andiamo a vedere i bambini. Vai, forza! Vai! Ecco le ragazze, stanno per arrivare, sono veramente folli! 10 gradi e loro stanno facendo gli scivoli, davvero! Eccole! 3, 2, 1! Uffa! Grande! 3, 2, 1! Mamma mia, tira qua gli schi! 3, 2, 1! Questa cosa non è giusta, perché io sono entrata in acqua e tu no, quindi adesso facciamo una sfida. La sfida? Quale sfida? La sfida già l'avete vinta voi, siete andati a fare gli scivoli, siete stati bravissimi, promossi a pieni voti. Io in acqua non mi ci metterò né ora né mai. Devi arrivare nella balena con i vestiti. Nella balena, quella là? Sì. Ma secondo te io andrò con i vestiti nella balena, cioè mi bagno tutto, ma sei fuori di testa, Chiara, ma cosa dici? Non è giusto che tu devi, cioè non devi fare il bagno e noi sì. Stiamo morendo di freddo. Appunto che stiamo morendo di freddo, non voglio morire di freddo io, va bene, sfida accettata. Però mia Chiara, calcola che io arriverò nella balena, tu verrai con me e se io salgo sulla balena ti butterò dalla balena. Va bene. E allora vai a chiamare la tua cugina Aurora. No, vabbè ragazzi, non ci posso credere, li sto guardando da qui. Ma entrerà davvero con tutti i vestiti? No, vabbè, non ci credo. Scrivete sì oppure no qua sotto, giù nei commenti. Vi ricordo che è freddissimo, cioè sembra una bella giornata, ma guardate come sono ancora vestita io, non ci credo. Coi vestiti poi entrare è ancora peggio, perché ti si appiccicano addosso al corpo ed è ancora più freddo di prima. Guardate, non ci posso credere. Va bene ragazzi, allora io già sono entrato in piscina, sono con i vestiti e qua questa è veramente pura follia qui ad Alto Mincio, ragazzi. Nel frattempo è uscito il sole, sarai felice perché ti riscaldi, eh? No, è veramente entrato in acqua, ragazzi, è vero! Con i vestiti, tutti sulla balena, via!
Ok, guardate ragazzi, sto attraversando quei vestiti direttamente e quindi vincerò questa challenge, sì, la vincerò io questa volta con i vestiti e anche Samuel con i vestiti. Grande Samuel, fatti 5 anche col gesso, come on. Vieni qua, mettiamoci con la mano allora. Io e Samuel con i vestiti, su ragazzi. No vabbè ragazzi, io non so più dove siano finiti. Eravamo tutti insieme nella casetta, si stavano mettendo il costume, si stavano preparando e sono scomparsi. Io non ci posso credere, sono entrati veramente in acqua? Ma no, ma dai, ma non c'è nessuno in acqua, non è possibile. C'è qualche bambino coraggioso, forse anche impazzito, che si sta facendo il bagno, ma forse... No ragazzi, sto intravedendo qualcuno. Ma sono loro? È tutto vero? Stanno entrando, o meglio sono già dentro, guardate! Guardate ragazzi, sono tutti lì, su questa balena gigante, sono entrati per davvero, non ci posso credere! Cioè li stavo cercando da un'ora e alla fine Papà Salvo li ha condotti là e in più lui è anche vestito! Non ci credo, stanno entrando in acqua ragazzi, alla fine sono arrivati in piscina, non hanno neanche la cuffia e non hanno neanche gli occhialini! Saliamo sulla balena, se arrivo sulla balena mi spiace Chiara, ma sai come andava a finire? No, vieni qua, vieni. 3, 2, 1, via! Challenge vinta ragazzi, che dire, anche questa nuova challenge sono riuscita a vincerla io e anche Samuel. Se anche questo nuovo video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale Cavalieri Family e cliccate sulla campanella. Ricordatevi di seguirci sui nostri social, Instagram e TikTok. Qui c'è mia nipote, la ributto. Ma tu sei fuori di testa. Ma ricordate, noi siamo i Cavalieri Family. No, via. Eccola qui Chiara. Ma hai trovato Aurora per caso? Ma provate a cercarla allora giù di là, perché io ho visto che è andata via con i pattini. Vada a cercare Chiara, qua sono tutte pattinate. Attenzione ai gradini, mi raccomando. Piano piano, ce l'hai fatta? Ah, tu hai la tecnica. Brava brava, usa l'astuzia. Vai, andatela a cercare, deve essere giù di là. Ragazzi, loro non lo sanno, ma Aurora è proprio qui, sta facendo uno scherzetto a Chiara e a sua sorella. Guardate dove si trova. Dove sei, Auri? Dove? Qui sotto. Non ti trovo più, dove? Dove stai bussando? Sotto il letto. Ma dove sei? Ciao. Guarda. Non ti troveranno mai, esci da lì sotto. Ma no. Aspetta. Mi stai chiamando, Chiara? Dov'è Aurora? Non l'avete trovata? No, abbiamo trovato però questo. E che cos'è questo, scusami? È un sasso con i fiori. Ma non è che ve l'ha lasciato Aurora? Ma che sta facendo Noemi dentro i fiori? Emi, esci da quei fiori. Avete trovato Aurora? No! Ragazzi, mi raccomando, ricordatevi nel frattempo di iscrivervi al canale Cavalieri Family se anche a voi piace fare gli scherzi proprio come piace ad Aurora. Quindi mi raccomando, iscrivetevi subito al canale Cavalieri Family e cliccate sulla campanella per non perdervi neanche uno dei prossimi video che usciranno e anche tantissimi altri scherzi. Ma avete mai fatto uno scherzo simile a un vostro amico, una vostra amica, una cuginetta? Scrivetelo giù nei commenti e fatecelo sapere. E se vi piacciono gli scherzi anche a voi, mettete subito un bel cuoricino rosso. Auri, sei ancora là sotto? Sei qua sotto ancora? Auri, ti stanno cercando, ma è arrivato il momento di uscire, secondo me, l'ho scoperto. Le devi fare spaventare. Di lì che sono in cameretta. Dico che sei in cameretta, aspetta. Allora, bimbe! Emi, vieni, veloce! Controlliamo la casetta! Ecco, aspetta Noemi. Vieni a controllare, Emi, magari è dentro la casetta, Aurora. Vediamo dov'è. Auri! Cercala bene, qua dentro. Vediamo anche sotto il letto, però. Non lo so, ma non si può infilare, è troppo stretto. No, io ci sono infilato. Ma ci sono i pattini e tutto. Aurora non ci sta sotto il letto, è impossibile. Vedi in bagno? No, non c'è. Io qua provo nel bagno. Prova a vedere nella stanzetta. Altro bagno, guarda bene dentro la doccia. No, niente, dentro la doccia non c'è. L'hai trovata tu, Aurora? Sì. Dove? Sì, è sotto il letto. Dov'è? Ciao.
Ciao. Ciao, l'ho trovata. Brava Chiaretta, un punto per Chiara. Papi, scusa, nel frattempo che stai facendo tu? Che sto facendo, scusa, voi vi divertite qui tutti. Ciao. E io qui sembro a lavare i piatti. Beh, giusto, scusami, collabori, uno cucina, l'altro apparecchia, uno lava i piatti, scusami, Io vi dico solo una cosa, state attendo coi pattini, perché qui nel campeggio, non sto scherzando, c'è un signore che guarda e ci scruta, perché ci voleva fregare, secondo me, il monopattino, oppure i pattini, oppure fregare le bambine. Papi, non metterci l'ansia, per piacere. Come al solito tu le tue storie, c'è un signore che vuole rubare, solite cose. Intanto ragazzi, non si ruba, mi raccomando, non si ruba. Quindi, ecco, quindi già questa è una roba bruttissima. Allora, in questo c'è il cuore, dietro ci sono delle scritte. Molto interessante, molto interessante. È in straniero, quindi non lo capisco. L'avrà scritto qualche altro bimbo, probabilmente. Scendete giù a pattinare, dai. Vediamo un po'. Via, via. Ok, fatemi vedere chi delle tre sa fare la curva. Vediamo, vediamo. Vai, vai, verso di me. Vieni, 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 vieni. E curva per Auri, devi saper curvare. Curva, curva, curva. Oh, yes, prima curva. Chiara. Seconda curva. Noemi. Vabbè, Noemi proprio in scioltezza, brava, terza curva, e allora, e adesso vediamo chi si piega. Quarta curva! Chi si piega? Ah, vabbè, qua già, alti livelli per Aurora. Vediamo chi si piega. Niente, Chiara ci ha rinunciato. Vai, Emi, piegati, 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 piegati. Bravissima! E Chiara, stai andando a sbattere? Vabbè, ok, va bene, andava bene, andava bene, andava bene. Ragazzi, mettete giù nei commenti un voto da 1 a 10 su chi delle tre è stata la più brava, perché comunque sanno pattinare tutte e tre, ma devo dire che una in effetti se l'è cavata meglio dell'altra. Scrivetelo voi giù nei commenti chi è stata la più brava. Ma nel frattempo Papà Salvo avrà finito di lavare i piatti? Mamma, quale piatti? Quale piatti? Ho finito, non finito. Oh, mi mette il caschetto. Papi, scusa, non siamo venuti qui per fare le pulizie. Dai, usciamo. Usciamo. A proposito, ma siete andate a dare una sbirciata a quella casa lì? Era la quarta sulla sinistra. E mi raccomando anche al monopattino, un occhio di riguardo, oppure i pattini o alle bambine. Questo ruba, ruba. Oddio, con questa cosa di rubare. Ma non è vero che ruba, anzi, scusate, a voi è mai capitato di perdere qualcosa senza esservene accorti? Scrivete sì o no giù nei commenti, mi raccomando. Vorrei sapere qual è la casa di quest'uomo misterioso. Portale tu per piacere a controllare, papi. Guarda, allora allora, questa prima casa, seconda casa, terza casa, quarta casa è proprio là sotto. E guardava sempre qui per il monopattino. A proposito, il monopattino dov'è? Dov'è? Sì. Dai, dov'è? Dove l'avete non messo? C'è. Dai, dove l'avete messo? Guarda, non abbiamo fatto nulla. No, dai, dove l'avete messo il monopattino? Secondo me l'ha preso zio Salvo, l'ha nascosto dentro quella casa. Andate a controllare. Dov'è il monopattino, Emi? Ci stavate giocando voi, prima? No, ero, diciamo. Non l'hai messo a caricare tu? No, io non ho messo a caricare niente, era lì. Gli ho detto di non toccarlo. No, quella è lì. No, vabbè, Davvero state scherzando? No, non c'è. Non c'è, non c'è. Il monopattino non c'è. Avevamo lasciato il monopattino elettrico di Aurora qua. Però ovviamente avevamo detto alle bambine di dargli un occhio, ecco, in generale. Ora non voglio dire che è stato questo signore, però gli avevo detto ad Aurora di dargli un occhio. Magari non è stato questo signore, ma comunque è sparito. Cioè, qua dentro ci sono un sacco di bambini, ragazzini e tutto, ed è sparito un monopattino elettrico. Io lo sapevo che finiva così, infatti. Aiutatemi a cercarlo. Ho sentito. Cosa? Oh, del signore! Ah, avete sentito un signore? Sì. Che diceva qualcosa? Sì. Veramente, non lo so, io, cioè, non mi devo arrabbiare, veramente. Mi raccomando, voi bimbi a casa, dovete sempre controllare le vostre cose e custodirle gelosamente, ok? Anche perché questo monopattino, che è un regalo del compleanno di Aurora,
È un regalo del compleanno di Aurora, è sparito. Andiamolo a cercare, dai, forza. Mi aiutate a cercarlo, per piacere? Papi, puoi venire a cercarlo anche tu, che sei tutto tranquillo qui? Secondo me o l'hanno preso di là, andiamo a controllare. Dai, vieni. Vai. Ora dobbiamo registrare tutto perché ci serve per darlo alla polizia. Papà! Non no. Sto scherzando. Ma vedi che non sto scherzando. Ma noi non possiamo incolpare una persona senza sapere se è stata o no quella persona. Non sto incolpando nessuno, però è sicuro che ce l'hanno fregato, fidati. È vero, facciamo la macchina. Aspetta che prendo spritz. A meno che è qui. Avete preso voi il monopattino? Certo. Avete preso voi il monopattino? No. Tu che sei sempre quello che fa gli scherzi, hai preso tu il monopattino? No. Preso tu il monopattino? No. Non sta andando neanche in bicicletta. Comunque buono il riso. Sì, Henry, cambia discorso. Ti hanno fregato il monopattino. No. Tu ridi. Oh, è Laura, hai preso no, tu il monopattino? No, mi dispiace, non l'ho neanche visto. Io no. Sicuro? No, vediamo. Continui. Giorgia? Sì, l'ho nascosto dentro al cappello. Andate a vedere dentro il cappello di Giorgia. Ma dentro il cappello di Giorgia. Adesso dentro il cappello, vai. C'è mio. Dai, papi, su. Andate a vedere, Auri, vai a vedere. Vai a vedere, no, magari c'è un biglietto, non lo so, vedi. Sì, vediamo. Non c'è niente. C'è? Non c'è niente. Tu scherzi, non dio. Ti hanno fregato. Cioè, io non mi sto divertendo, ma per niente. Dai, no, per proprio niente. Per niente. Ok, cioè, andiamo a cercare questo monopattino. E dove lo dobbiamo cercare? Non lo so, tutto bello tranquillo, dai, su. Mamma mia. Andiamo a vedere se sono dietro le cose. Tipo il parco? No, andiamo a vedere qua, dietro le case, dietro qua. Entriamo qua dentro. Ragazzi, voi, mentre noi giravamo questo video, avete visto per caso qualcuno che ha preso il monopattino elettrico? Andiamo qua. Andiamo là. Oh, vedo qualcosa là. Dobbiamo fare il giro, andiamo di là. Andiamo. Veloce, voi che avete pattini, veloce. Andiamo. Vai. Entrate. Entro anch'io. Mamma, qua non c'è nulla. Proviamo a vedere bene. L'ho trovato. Dove? È sotto. Non ci credo. Chi l'ha nascosto lì? Scusami, eh. Allora, io non l'ho nascosto. Si è incastrato però. Ma chi l'ha messo lì? Tu, Emi? Tu, papi, chi secondo te? Ma io te? Stavo lavando i piatti, cosa stai dicendo? Cioè, lo sapevo. Aspetta, c'è un'altra cosa. Aspetta, vai, leva sto coso. Vieni, prendi il suo monopattino, può piacere, va. Io lo prendo. Cioè, è pazzesco, guardate che c'è qua. Ancora non è né finita. Prendete la scatola della vostra terrazza. Veramente? Cosa? È il potere formigna! No, quale professorigna? Via! La scatola della terrazza! Avete visto qualche scatola in terrazza? Emi, hai visto scatole tu, Emi? No, eccola! L'ho trovato! Là sotto! Quella! E che scatola è questa? Non lo so! Pesante proprio! Ma che scatola è questa? Non lo so! Così pesante. Una scatola, ma scusa. E chi l'ha messa lì? Ma che ne so? Mio padre. Tu. No, non sto scherzando, eh. Hai preso tu. Coltello fa. Ma siamo sicuri che quella non c'è nessuno? Sicurissimo. No, io intanto vorrei dire una cosa. Io intanto vorrei dire una cosa importantissima. Custodite bene sempre le vostre cose, perché possono sparire in un secondo. Quindi bisogna stare attenti, soprattutto se ci tenete, ok? Forse c'era stato il professor Mignolo. Io invece voglio dire una cosa. Perché mi hai nascosto il monopattino, papà? Ancora. Punto di domanda. Allora, tu quando sei entrata in casa, dove mi hai visto a me? A lavare i piatti. Tu eri nascosta, tu dove mi hai visto a me? A lavare i piatti. Esatto, la mamma. Ragazzi, voi, quando praticamente tutti erano qui a divertirsi coi pattini, io dove ero? No, allora facciamo così, ragazzi, scrivete giù nei commenti, secondo voi chi ha portato via quel monopattino? Chi l'ha messo là dietro? Per me quel signore là, ma sicuro. Cioè, ma guardato, aveva gli occhi azzurri e un cappello nero. Ho capito, papi, ma questa scatola ora chi l'ha portata? Non lo so, c'era anche un biglietto. Senti, l'ho buttato. Ora l'apriamo. Come l'apriamo? Forza. Aspetta, che magari c'è qualcosa che può scoppiare, che ne so. Fermi, non lo so. Ferma. Guarda qua. Green. Per Noemi. Ma cosa dici? Per Noemi. Aprilo tu, Emi, è per te. Aprilo. Non è che no, un monopattino? Che cos'è? Monopattino!
Ma scusa, ma un monopattino elettrico? Cioè, praticamente lui ci ha fatto sparire un monopattino per darcene due? Cioè, è tutto vero? No, vabbè, apriamolo. Questo è mio, aspetta, 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 ci penso io, ci penso io, ci penso io. Un monopattino verde a tre velocità. Noemi sta per avere un monopattino elettrico, cioè lei ha 5 anni, ancora ne deve fare 6, e io in realtà sono un po' preoccupata perché non so se riuscirà a portarlo questo monopattino elettrico, cioè non è proprio un gioco, ok? Ma che ha dato questo monopattino, zio? Ma io che ne so, forse è Noemi che l'aveva comprato. Sei sicura? E me l'hai comprato tu? Ma io ero a casa! L'ha comprato Aurora! No! Auri, hai comprato tu il monopattino? Ma no! Ma che ti posso dare il signore che ci ha spiegato? Brava, giusta deduzione, cara Chiara! Andiamo. Però adesso non rimane altro che andarlo ad usare. Quindi, ragazzi, se raggiungiamo i 5.000 like, nel prossimo video vi faremo vedere una super challenge di monopattini elettrici. Eh sì, ragazzi, perché Aurora sfida Noemi, che sfida Chiara, che sfida Aurora, che poi Noemi sfida Chiara, e poi Aurora, e poi di nuovo, insomma, ne vedrete delle belle. Quindi per ora ve lo facciamo solo vedere. Guardate che bello che è. Ah, guarda, ha tre posizioni: fissa, spenta e lampeggiante. Wow. Poi tre velocità: 10 km orari, 30 km orari e 100 km orari. Vabbè, vabbè, per ora possiamo stare un po' tranquilli, perché Noemi è piccolina, quindi non so se è un prodotto adatto a lei. Da che età può andare bene questo monopattino? Si può usare dai 5 ai 14 anni e dicono che regge fino a 75 kg. No, papi, lo vuoi sfondare da subito, scusami. No, 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 no. Scendi, scendi, scendi. Ok, ragazzi, adesso vi facciamo vedere la piccola Noemi come va col monopattino. Emi, sei pronta? Ma sicuro? A che velocità l'abbiamo impostata? Fammi vedere, fammi vedere. Prima velocità, seconda e terza. Prima, seconda e terza velocità. Noi la mettiamo qui, che è la piccola velocità. E vediamo Noemi, vai, sei pronta? 3, 2, 1, via. Vai, 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 guardate. Yeah! Oh, mamma mia che velocità, piano, piano. Questo è il nostro daily vlog insieme a Froggy. Ciao Froggy, posso dare un bacio, mamma? Magari si trasforma in un bel principe. Dai un bacio, Auri, vediamo se si trasforma. Io speravo si trasformasse in un principe, invece si è trasformato in una rana. Ma papà è il solito. Va bene ragazzi, loro sono già partiti nella piscina alta perché vogliono farvi vedere un sacco di tuffi. Iniziamo la nostra splendida vacanza, questo è il nostro vlog. Ricordatevi di iscrivervi al canale Cavalieri Family e attivate sempre la campanella. Lasciate tantissimi like e commentate se siete già stati in questo posto oppure se volete venirci anche voi. Nel frattempo ve lo facciamo vedere tutto quanto. Secondo me, ragazzi, sta per partire una formidabile gara di tuffi. Chi vincerà? Fatemi scendere che devo andare ad assistere, anzi devo fare il giudice, perché qua barano tutti. Arrivo! Ciao! Bellissimo! Eccoli tutti insieme! Auri! Aurora, sei sempre la solita! Prima manche di tuffi, primo tuffo di Aurora, vediamo, 3, 2, 1... Yeah. Non è valido! Ma tu che fai, Amy? Boom! Coppio carpiato, mamma, 3, 2, 1... Ma cos'è, papi? 0, 0... Ragazzi, ma dove state andando? Mamma, noi stiamo andando in un'area di bambini bellissima, tutta colorata, con degli scivoli strepitosi. Vuoi venire? Ma è quella là che stavo dicendo prima, forse con gli spruzzi d'acqua, può essere? Sì, c'è anche la mascotte del villaggio. Te la faccio vedere. È vero, è vero. Andiamola a vedere, andiamo, 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 ragazzi, dai, dai, dai. Via! Yeah! Mamma, questa è la parte più bella per i bambini. Dai, Auri! Vieni, Auri! È il momento dello scivolo, mamma! Via! Oh, perso, mamma!
scoperto! Oh mio Dio, ma dove stanno andando? Dentro la casetta? Ma quello è uno spruzzo d'acqua fortissimo, ragazze! Cosa sta succedendo? Bravi! Ragazzi, ma è una roba stupenda! Bellissimo, mamma! Venite tutti qui ad Alto Mincio! Andiamo in piscina! Ma cos'è? L'aria per cani! Aurora ha trovato l'aria per cani, ma allora andiamo a prendere sprizzi! Andiamo a portare sprizzi dell'aria dei cani! Accompagnali, via! Vediamo questa Bow Beach! Aurora, l'hai trovata? È lì! Eccola, sprizzi! Andiamo ad accarezzarla! Ciao, sprizzi! Ma già ti ha messo la mamma qui allora, eh? Guardate, è già tutta bagnata! Ciao, sprizzi, ciao! Salutate sprizzi e giù commentate, mettete commenti per sprizzi! Guardate cosa so fare! Oppa! In corsa, 3, 2, 1! Forza Emi! In acqua, via! Oppa! Ok ragazzi, ci troviamo all'interno del camping Alto Mincio Family Park. Perché siamo venuti qui? Perché qui veramente c'è proprio tutto per grandi e per piccini. Da notare che il camping è fatto tutto con queste piccole ma dentro grandissime casette mobili. E ve le facciamo vedere subito, perché all'interno ci sono più camere da letto e più bagni. Sono veramente spettacolari. Hanno anche delle piccole terrazze dove poter trascorrere del tempo serenamente all'ombra, poter mangiare, concentrato in questi piccoli sentieri interni, quindi è veramente immerso nel verde. All'interno di questo campeggio non manca proprio nulla: lavanderia, supermercato, come potete vedere l'indicazione qua dietro di me, negozi, ristorante, pizzeria, bar e divertimenti per bambini. Ci sono in queste viette che vedete del campeggio piccole aree dove i bambini possono giocare come se fossero al parco. Quella che vedete qua dietro di me è un po' la piazzetta centrale dove la sera fanno un sacco di animazione, baby dance per bambini e spettacoli e cabaret. C'è anche il mini club sia la mattina che il pomeriggio dove i bambini possono venire a colorare e fare un sacco di giochi insieme agli animatori. C'è anche una mini pista con una decina di buche per il mini golf per i bambini. Il divertimento è assicurato. Non so se state vedendo la cosa più pazzesca. All'interno del camping, quello che sto inquadrando ora è un percorso avventura, ragazzi! Ok ragazzi, andiamo a vedere dove si sono cacciati Papà Salvo, Aurora e Noemi, perché volevano andare in vasca grande. Ma saranno ancora lì? Oppure si sono già diretti verso gli altri scivoli in vasca un po' più piccola? Andiamo a cercarli, venite con me, venite con me. Speriamo che non si siano persi. Ah, eccovi dove eravate. A mangiare. Mi sembra di aver capito che è l'ora dello spuntino, giusto papi? Che c'è, mamma, che c'è? Mi hai beccato. Sì, in realtà mi stavo mangiando tutti i toast. Tanto per cambiare. È l'ora dello spuntino. Voi cosa state mangiando? I crackers. I crackers. E tu anche? Sprizzi, stavo dando un toast, mamma. Anche lei deve fare un po' di merenda. Nom, nom, nom. Guarda che delicata. Sprizzina. Grazie, guarda, 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 guarda. Nom, 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 nom. Vedi che non mi dà neanche un morso, guardate. No, lei è delicata. Brava, spriccina. Gnom gnom. Oh, oh. Panino con la mozzarella. Oh, bom, bom. Beh, un po' light, giusto. Ma scusate, non volete entrare più in acqua? Tranquillo, dopo andiamo a fare gli scivoli con papà. Oh, io ho paura degli scivoli, mamma. Ma no, papi, stai tranquillo. Questi sono degli scivoli spettacolari, adatti a tutti. E ti voglio vedere scivolare dentro l'acqua. Guarda, non mi voglio perdere questo momento. Mm? Che dici, andiamo? Io non riesco. Andiamo, 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 dai. Adesso è l'ora degli scivoli. Andiamo a fare gli scivoli. Vai. Tu no, papà. Io no. Ce ne andiamo noi. Ciao. Anche io voglio farli. Siamo arrivati, mamma, andiamo. Mamma mia ragazzi, papi, lo faccio sempre io, giusto? Io non lo faccio per niente. Aiuto, sto entrando ragazzi, vi voglio bene. Oddio, ma che cosa mi aspetta adesso? Io mi sto fidando di loro. Auri, parti tu, vediamo come si fa. Mamma, tocca a me. 3, 2, 1. Ma no, così. Ci vediamo giù, ciao! Ma dove sono? Ma dove sono? Vediamo se riesco a raggiungerli, vediamo! Ciao! Ciao! Guardate ragazzi!
Grandissima, Auri! Brava, Emi! Ma la mamma dov'è? Vai, mamma! Subito andiamo là dentro, vediamo cosa c'è nel tunnel. Mamma mia, pazzesco, mamma, ma che cosa ci sarà dentro quel buco lì? Non lo so, io mi ricordo che c'era il professor Mignolo che ci ha mandato qua dentro. E poi, se non l'avete visto, andate a vedere il video alla ricerca di Aurora e Noemi, la nostra escape room col professor Mignolo, ragazzi. Mamma, neanche ci voglio pensare. Dove andate, Auri? Dove vai? Mamma, non mi dire che anche tu passerai lì. Vado in missione. Mamma, io tu, no. Ciao ragazzi, ci vediamo in un'altra dimensione. Pazzesco ragazzi, stanno attraversando tutta la balena per spuntare nella parte opposta della balena. Vediamo se arriveranno mai, vediamo. Eccole, ciao Auri. Sei arrivata per prima, Aurora è arrivata per prima. È stata bravissima. Mamma, scusami, ma io vorrei salire sulla balena. Posso? Dove vai, papi? È per bambini. E io ci vado. Ma è Spider-Man. Aurora Spider-Man. Eccolo là. Mamma, ma è difficile. Brava, Auri. Aiutatelo, Emi. Mamma, è impossibile salirci. Riprovaci, riprovaci. No! No, ma è impossibile salirci. Ma non è vero, l'hai trascinato tu nell'acqua. Papi, veramente, sei sempre il solito, è un disastro. Sono fortissimo, mamma, scalato la balena con facilità. Va bene, visto che sei forte, hai fatto gli ultimi scivoli laggiù, ne mancano ancora due. Con Aurora avevamo pensato di fare quello lassù, il più difficile. E allora vediamo chi ha davvero coraggio. Papi, dove vai? Sei già partito? Seguiamoli, seguiamoli. Ok ragazzi, papà Salvo, Aurora e Noemi si sono diretti verso lo scivolo più alto. Vediamo se riusciranno a farlo. Io li aspetto qua, li aspetto qua. Forza ragazzi! Ma sono veramente altissimi! Parte Noemi! Grande Aurora! Via! Eccole! Arrivate! Arriva anche papà Salvo! Arriva a tutta velocità! Mamma, è stato bellissimo, vero Aurora? La 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 la! Ciao a tutti ragazzi! Io sono mamma Claudia. Benvenuti nel canale dei Cavalieri Family! Prima di continuare a guardare questo nuovo simpaticissimo video della famiglia più pazza del web, ricordatevi di iscrivervi al canale Cavalieri Family e cliccate sulla campanella. Ragazzi, il video di oggi è qualcosa di epico. Ma che dico epico? Pazzesco! Guardate la nostra mega piscina che abbiamo messo nel nostro giardino. A proposito, se ancora non lo avete fatto, andate a vedere l'ultimo video dove facevamo vedere il nostro primo bagno nella piscina di casa. Io direi che è tutto pronto. La piscina l'ho pulita tutta. Oggi sfiderò papà Salvo, Aurora e Noemi in una challenge dalle 24 ore in piscina. Ne vedremo delle belle. Visto che loro amano un sacco stare in piscina, voglio proprio vedere quanto tempo riusciranno a resistere qua dentro nell'acqua. Io ho già preparato tutto. Mettiamo dentro anche i palloni. Via. E questo è l'ultimo. Ho già preparato la sacca con il mangiare e tutto l'occorrente. Mi raccomando, al mio 3 mettete un bel mi piace per questa challenge pazzesca di oggi. Siete pronti? 1, 2, 3. Avete messo un bel mi piace? Io spero proprio di sì. Aurora e Noemi sono pronte anche loro. Eccole qui! Volete entrare in acqua con le vostre bambole? Sì. Wow, ma questa bambola è bellissima, anche i tatuaggi. E tu, Emi, sei pronta? Sì. Ma lo sapete che challenge faremo oggi? 24 ore in piscina. Ah, Mauri, sei preparatissima. Sei pronta per questa giornata in acqua? Voglio entrare, sì. Io direi che Aurora e Noemi sono cariche e pronte. Ma manca qualcuno? Auri, dov'è papà Salvo? Boh, io non lo so. Tu lo sai dov'è papà Salvo, Emi? No. Si sta cambiando, forse. Beh, in effetti hai ragione. Lui non sa neanche di cosa si tratta questa challenge. Proviamo a chiamarlo. Papi! Papi! Ah, eccolo, sta arrivando. Ma come ti sei collegato?
conciato. Che c'è mamma, che c'è? Ciao a tutti ragazzi, io sono Papà Salvo. Sono pronto per questa challenge dei 24 ore, mamma. Ma come anche... ti sei conciato, papi? Scusami, eh. Cioè, a parte che, scusa, questo è il mio costume. Mamma, perdonami, ma il fatto che non trovavo i miei costumi e quindi ho messo il tuo costume, scusa. Ragazzi, scrivete giù nei commenti se sono sexy. Beh, oddio, io avrei qualche dubbio. Comunque, lo sai quanto tempo dovrai cercare di rimanere dentro la nostra piscina? Sì, mamma, sì, sono equipaggiato. Ho i teli della Cavalieri Family, guarda, sono molto belli, colorati. Giallo, arancione, verde. Per averli, ragazzi, basta cliccare giù il link in descrizione. www.cavalierifamilyshop.it. Oh, mamma, possiamo entrare per piacere adesso, sì, in piscina? Sì, ricopriti, ricopriti che è meglio. Ok ragazzi, è ufficialmente tutto pronto. Io vi ho creato anche una bella passerella per entrare in piscina. Non è mica giochi senza frontiere qui, cosa stai facendo? Mamma, che sto facendo? Mi sto semplicemente riscaldando. Appunto, mettiti in fondo a questa pista che ho creato per l'entrata col tuffo. Forza, uno dietro l'altro. I concorrenti di questa challenge sono tutti posizionati in fila, sono pronti per la rincorsa con lunghissima falcata verso l'acqua. È tutto pronto ormai, sono caldi, mantenete le posizioni, per piacere, c'è un elemento di disturbo. Come al solito, ecco, c'è qualcuno che crea disturbo. Chi parte? Chi parte? Io! No, io! Parto io, parto io. Ecco, come al solito, parte Aurora, parte Aurora. Ok. Non barate, eh. No. 3, 2, 1, via! Vai. Ma che cosa sta succedendo? Vai Auri, dai, come on, come on, dai. Via! Primo tuffo andato! Secondo tuffo per noi! Ricorsa indietro! Evi più spinta! Niente! Non riesce a salire! Eccolo! Terzo tuffo per Papà Salvo! 3, 2, 1! Rincorsa! Via! Ma cos'è? Ma hai fatto uscire anche l'acqua? Ma che cos'è? Sei andato a sbattere contro la piscina! Ci riprovo! Riprovaci! Pronti? Sì! Via! Vediamo, ecco il tuffo con la rincorsa. Mamma mia, come al solito! I concorrenti sono tutti ormai all'interno della piscina, non potranno più uscire. Chi esce perde, ovviamente. Mamma mia, non ti vedo! Come al solito, sei un disastro! Ragazzi, scrivete giù nei commenti qual è stato il miglior tuffo di ingresso nella nostra piscina in giardino. Se è quello di Aurora, di Noemi o di Papà Salvo. Fatecelo sapere e scrivetelo giù nei commenti. 24 ore in piscina è ormai partito. Io sono quella che creerà qualche elemento di disturbo. Shh, mi raccomando, non lo svelate, loro non lo sanno, ok? Questo è un nostro segreto. Qualcuno voleva gli occhialini? Noi! Voi io. Volevate gli occhialini? Noi. E allora io. Cercateli in acqua! Sono spariti sott'acqua. Iniziamo con i dispettucci. Come mi diverto, come mi diverto. Voglio vedere quanto reggono. No, ho fallito. Devo diventare un po' più astuta allora, mi sa. Sono un po' troppo forti questi concorrenti. Ma scusami mamma, ma 24 ore qua dentro devo mangiare, dormire, giocare. Ma qui non ci sono tanti giochi, ci sono solo questi palloni. Hai ragione papi, io direi di partire con questo bellissimo gioco con la nostra mitica ciambella. Quindi giocheremo a canestro. Così loro si stancheranno un po' e non riusciranno a restare lì fino a sera. Shh, non dite niente. Ecco, potete giocare a canestro. Questo sì che è un bel gioco. Canestro. Scrivete giù nei commenti ragazzi, secondo voi chi sarà il vincitore tra me, Aurora e Noemi? Giochiamo, giochiamo. Faccio una piccola dimostrazione mamma su come giocare. Allora, prendere la palla e fare questo. Bravo papi. Noemi ha fatto canestro, brava! Lo faccio io! Tocca Laura! 3, 2, 1! Quasi! Canestro! Ma no! Tenetemi forte! Ragazzi, adesso vi faccio andare su un jet! Siamo pronti? Sì! Mi è arrivata l'acqua anche addosso, pure a me che sono fuori. Bravi, bravi, stancatevi, stancatevi che il tempo passa. Non ci arriverete mai a queste 24 ore. C'è il maremoto, mamma. Oh mamma. Ma è vero, papi, esce tutta l'acqua così.
Mamma, sono stanco, ho fame. Quasi quasi esco. Ah sì, bravo, esci che perdi. No. Metti giù un piede che hai perso. Guarda, là, là. No. Io voglio vincere, mamma. Però ho fame, mi porti qualcosa da mangiare? Va bene, papi, sei fortunato. Immaginavo che sarebbe arrivato questo momento. Arrivo subito, eh. Mamma, veloce, io non ce la faccio più. Ora mi bevo un po' d'acqua. Ma che fai? C'è il cloro. Dai, arrivo. Veloce. Sapevo che sarebbe arrivato questo momento. Quindi ho preparato io qualcosa da sgranocchiare in piscina e ho messo tutto all'interno della nostra sacca, quella dei Cavalieri Family. Ora vi faccio vedere che cosa ho preparato. Voglio proprio vedere quanto durerà Papà Salvo e le bimbe dentro la piscina. Qualche succo per Aurora e Noemi è giusto. Un po' di frutta da bere. Poi ho preso un po' di dolci. Eh sì, cioccolato, le mie cucciole saranno stanche, vorranno mangiare qualcosa di dolce. Quindi per loro ho preso una bella merendina. E per Papà Salvo ho preso un peperone. Voglio vedere ora come se la cava. E poi ho preso due carote. No, vabbè, raga. E dulcis in fundo, un bel pomodoro. Voglio vedere fin quanto resisterà là dentro. Voglio vedere come se lo mangia questo pomodoro. Lui non sospetta proprio un bel niente. Voi avete mai fatto una merenda all'interno di una piscina? Avete mai mangiato nell'acqua? Scrivetelo giù nei commenti, fatecelo sapere. Mi stanno chiamando. Andiamo a portare queste cibarie. Shh, non dite niente, eh. Eccomi, sono arrivata. Intanto io partirei con due bei lecca lecca alla Coca-Cola per Aurora e Noemi. Yeah! Ecco qua. Uno. Grazie. Per Aurora. No, papi, no. E uno per Noemi. Tieni, Noemi. Io intanto te l'ho presto. Lei me lo presta? Me lo posso mangiare? No, ma non vale, papi. No, non vale, papi. No, leccare. No. Ma non vale, papi, ti escludo dal gioco, eh? Ma tu, ma sempre che mi escludi, mamma. Non vale, quelli sono cose per loro, ok? Mangiava. Carta. Ho fame, mamma. Dammi la carta senza sporcare la piscina. Ho fame. Tieni. Grazie. Ehi, sei escluso, sei eliminato dal gioco. No, mamma, dammi qualcosa da mangiare, ti prego, cioè, non lo so. Ho preparato questo bel vassoietto tutto per voi. Ma scusa, mamma. Peperoni e pomodoro e carota saranno sicuramente di Aurora, no? Sì. No, loro hanno il Kinder cereali e tu hai queste cose perché non ti devi appesantire troppo, capito? A una certa età non è che puoi stare in acqua con cose troppo pesanti. Ma come, mamma? Mi vuoi mettere sempre a dieta? Anche qui nel 24 ore challenge. Ma scusa! Giusto, papà, perché io non voglio quelle cose. Tu sei a dieta, quindi tu mangi quelle cose. Io non sono a dieta e vorrei mangiare le schifezze che mangiate voi, Aurora. Ma secondo te è giusto che io mangi queste cose? No, Auri, no, non vale, no. Grazie, mamma, grazie. Dai. Fate attenzione che si può ribaltare tutto in acqua, ovviamente, eh. Poi è peggio per voi perché non avete altro da mangiare e perdete, ecco. Cosa dobbiamo fare con questo vassoio? Dobbiamo metterlo giù. Ma sei sicura? Sì. E se si ribalta perdiamo? Ragazzi, secondo voi galleggia o affonda? Scrivetelo giù nei commenti. Secondo galleggia. Voi? Galleggia. Vediamo. 3, 2, 1. Galleggia! Ferma. Che se cade? Non ce l'avete fatta, non ci credo. No, non posso parlare ad alta voce, sennò si ribalta. Si sta rimendo pieno d'acqua, quindi prendete i cereali, ragazzi. Mamma, guarda. Ma non vale, mi avete fregato. Mamma, ma scusa, ma io dovrei mangiare il pomodoro? Almeno una cosa te la devi mangiare, è d'obbligo. Anche perché poi non arrivi a stasera con lo stomaco vuoto. Ma sì, papi, devi mangiare il pomodoro. Il pomodoro, devo mangiare. Il pomodoro. Ma che brave! Siete riusciti a mangiare il cioccolato all'interno della piscina? E guarda, hanno lasciato anche le cartacce del piattino. Papi, ma cosa stai facendo? Ciao mamma, sto mangiando il mio pomodoro qua, nella mia tavola, imbandita. Cosa stai... Oh mamma mia, la sta mangiando per davvero il pomodoro. Che c'è mamma, che c'è? Sto mangiando il pomodoro, sì, è vero. Guardate ragazzi, i piedi sono sospesi, non sono appoggiati giù. Mamma, non so se hai notato, io ho la sedia delle principesse. Ma sei seduto anche sulla seggiolina? È andato il pomodoro anche nella piscina, ma niente. Papi, avrei sicuramente sporcato la piscina come tuo solito. Guarda, è piena di pomodoro. Mamma, la mangeranno i pesci, tranquilla. Ma quali pesci? Quali pesci? Ma cosa dici? Papi, mangia il peperone. Allora, devo mangiare il peperone? Sì. E dammelo tu. 3, 2, 1. Mamma mia, aiuto. No. Oh! È buono, eh?
Ragazzi, è riuscito a mangiare anche il peperone crudo. Scrivete giù nei commenti, avete mai mangiato un peperone crudo? Mamma mia, è indigesto. Guardate qua, papi. Non uscire che perdi, eh. Con tutto questo cibo così genuino mi è venuta tanta sete, per piacere. Mi dai un po' d'acqua che poi mi vado a riposare. Va bene, ora vi porto da bere. Ecco qua, papi, succhi di frutta pronti. Avete sete? Sì. Certo che abbiamo sete, anche sonno. Allora ve li passo. Tieni, tieni. Andateveli a cercare, andateveli a cercare. Dove sono? Li avete trovati? Guardate che ce n'è uno qua che galleggia un po' sotto. No, affonda! Vai, Emi! Ma io sono rimasto senza! Qui! Eccolo! Ah, metto qui, sereno, mi faccio il mio succo. Succo al pomodoro. Basta, mamma, manca il pomodoro. È bello fresco, mamma. E dammelo a me, io c'ho il pomodoro ancora. No, papi, scusami, dovevi accorgertene prima. Sì, sono pazzo di pomodori, guardate. Sto diventando un pomodoro, mamma. Anzi, aspetta, sapete che vi dico? Vado a prendere un attimino il telo. Sì, papi, esci, vai a prendere il telo. Così perde, mi sa che non se lo ricorda. Shh. Mamma, ma così perde, non diciamo niente, così diciamo noi. Vai a prendere il telo. Quello volete il telo? Così dormiamo dentro, ok? Vai. Oh! Eliminato, papi, ti abbiamo fregato, sei fuori dalla piscina. Mi avete fregato, eh? Sì. Loro mi hanno detto che avevano sonno e si volevano coprire col telo della Cavalieri Family. Ho perso, non ci credo, ho perso. Sì, papi, hai perso. Lo avevo detto io che ti fregavo in qualche modo e tu ci sei cascato nella mia trappola. Hanno vinto, papi, ufficiale, tu hai perso. Scusami, sono fatta prendere dall'emozione, tu hai perso. Ho perso? Sì, ho vinto ancora io. Ragazzi, io mi vado a fare un bagno in piscina, ma se anche questo nuovo video vi è piaciuto, ricordatevi di iscrivervi al canale Cavalieri Family e cliccate sulla campanella e seguiteci anche sugli altri nostri canali social, Instagram e TikTok. Ma soprattutto ricordatevi che noi siamo i Cavalieri Family! Dove vai, papi? Dove vai? Butto l'acqua ora, mamma! No, un altro tuffo con rincorsa? Con la capriola, tre! Via! Festeggiamo! Ciao a tutti ragazzi, al prossimo video, ciao! Aspetta, dove vai? Clicca qui per iscriverti al canale Cavalieri Family. Clicca qui o qui per continuare a guardare i video della Cavalieri Family. Ci vediamo!